il re Francesco Calderone e noi siamo le regine. Lui è il re delle ambulanze. Sono un bravo ragazzo. Yeah. Il re delle ambulanze è Francesco Calderone, detto Ciccio dagli amici. È animato da una spiccata vena social, che comunque sembra essere un marchio di famiglia. Lei è la sorella Concetta Calderone, per gli amici Tettina, sposata con Alessandro Cacciocco. Bell'atmosfera. Questo signore qui, per intenderci. Quelli che sembrerebbero seguitissimi TikToker in realtà sono i leader italiani delle ambulanze. Hanno apparti dalle ASL in molte regioni d'Italia, dalla Sicilia alla Lombardia. Con la Forza Aid One Italia sono entrati nella storia del nostro paese. È febbraio 2020. C'è un giovane alle prese con una brutta polmonite. Si scoprirà più tardi che si tratta del primo malato identificato Covid in Italia. Tra le strade di Codogno sfrecciano le ambulanze di Francesco Calderone. La sua società opera da anni in Lombardia e nel 2017 si è aggiudicata l'appalto all'AST di Pavia. Dal 22 febbraio, che la prima chiamata è stata alle 23:44 a Codogno, marito e moglie, e la moglie l'abbiamo trasportata noi al Sacco di Milano. Francesco Calderone interviene a un incontro sulla gestione della pandemia. All'evento partecipa anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. È il 14 ottobre del 2020 e Fontana anticipa i contenuti di un'imminente puntata di Report. Ci sarà una trasmissione nella quale si dirà che io subisco dei condizionamenti dall'Ndrangheta, e poi vorrei capire perché l'Ndrangheta, non la Camorra, non la mafia. Allora, Fontana si riferiva ad un'inchiesta di Report che sarebbe andata in onda da lì a qualche giorno e che avrebbe illuminato la figura di Nino Caglianiello, leader di Forza Italia in Lombardia, soprattutto a Varese, considerato il regista della nuova Tangentopoli lombarda. I magistrati avevano acceso un faro su quelle che erano le nomine pilotate, le infiltrazioni dell''Ndrangheta e anche sugli appalti. Ora, anche le appalti delle ambulanze. Ciccio Calderone, che presenziava all'evento insieme al governatore Fontana, sono finite sotto la lente della magistratura. Però quella di Pavia sta indagando su un appalto da 2 milioni di euro vinto all'asta di Pavia. Le accuse sono quelle di turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Sono indagati i fratelli Calderone, Francesco ed Antonio, e anche Michele Bright, che è l'ex tesoriere di Forza Italia in Lombardia, rinominato alla guida della direzione dell'AS di Pavia dal governatore Fontana. Secondo i magistrati avrebbe in qualche modo agevolato l'aggiudicazione dell'appalto pur in presenza di una illegittimità evidente. Bright ci fa sapere attraverso il suo legale che aveva però poi denunciato le società che facevano riferimento a Calderone perché aveva notato delle anomalie nella gestione delle cooperative. Ora, i Calderone, Antonio, Francesco e Concetta, attraverso le loro società di riferimento, la First Aid One, la Life, la Heart Life Croce Amica e soprattutto attraverso l'Italia Emergenza, hanno appalti in tutta Italia, con l'Italia Emergenza anche quella della Camera dei Deputati. Come hanno fatto ad aggiudicarsi tutti questi appalti? La nostra Chiara De Luca. Hanno aumentato notevolmente i ricavi nel periodo pandemico, perché ad esempio la First Aid One Italia è passata da 9 milioni e mezzo a 19 milioni e mezzo. Ma perché con le ambulanze guadagnano di più? Perché hanno bassi costi, perché guadagnano un sacco di soldi. Perché questa è la verità, cioè loro fatturano 60 milioni di euro con le ambulanze, cioè mica una roba da ridere, e guadagnano più di 4 milioni di euro. Allora, la cosa incredibile di tutta questa vicenda qua è che innanzitutto loro operano con le cooperative sociali. Perché? Perché non si pagano imposte, pur avendo non delle associazioni di volontariato, ma delle strutture
diciamo, cooperativistiche che ricevono anche contributi statali di importante natura e rilevanza. Bang, bang, I shot you down, bang, bang, you hit the ground, bang, bang. Tra i numerosi appalti vinti, il più prestigioso è quello vinto dalla Italy Emergenza per il servizio di ambulanze e di prestazioni sanitarie della Camera dei Deputati. Prima nel 2012 per un valore di 800.000 euro e poi nel 2020 per un valore di 500.000 euro. Tutto a gonfie vele, fino a quando la Guardia di Finanza non comincia a guardare come girano le ambulanze a Pavia. Perché voi non avete partecipato al bando di Pavia? Perché avevano delle basi d'asta troppo basse e quindi anche i costi non sarebbero stati completamente coperti. La base d'asta dell'appalto sarebbe stata fissata illegalmente a una soglia inferiore alle tariffe regionali e questo, insieme alla divisione dell'appalto in due lotti, avrebbe causato di fatto l'esclusione automatica degli altri operatori. Queste offerte sono state dichiarate antieconomiche perché venivano dichiarate delle attività che non venivano poi puntualmente e rigorosamente svolte. Come fate a vincere tutte queste gare d'appalto nell'ASL di tutta Italia? No, guarda, in questo momento non posso rispondere. Come riuscite a fare un prezzo così competitivo? Ma guardi che non, nessun prezzo facciamo competitivo. Ma su cosa risparmiate? Risparmiate sui dipendenti? No. Risparmiate sulle ambulanze? No. I dipendenti come li assumete? Come volontari? No, come col contratto di lavoro. Sono sotto indagine. Possiamo parlare 2 minuti? Ma è un servizio importante per la cittadinanza, dottor Calderone. Finirà l'indagine. Avete vinto la gara anche all'ASL Napoli 1, che è la più grande d'Europa. Le tre società riconducibili ai Calderone festeggiano sfilando per le vie della città con le ambulanze. A presenziare alla lettura dell'esito della gara il 10 marzo 2021, come dimostra questo documento, è la signora Concetta Calderone, che con l'Earth Life ha un contratto da dipendente, ma figura come rappresentante delle tre cooperative. A Napoli emerge una modalità di assunzione del personale alquanto anomala. Gli infermieri sono assunti sempre con il bando? Per la maggior parte sono infermieri ospedalieri, lavorano tutti in ospedale, pagano a nero e pagano pure una bella cifra. All'inizio si parlava di circa 200 euro. La nostra fonte ci sta dicendo che anche per l'appalto di Napoli, come quello di Pavia, i Calderone si aggiudicherebbero gli appalti grazie alle offerte più basse, ma riuscirebbero a farle più basse perché utilizzerebbero dei volontari e perché arruolerebbero quelli che già lavorano per gli ospedali. Allora ci siamo finti infermieri e siamo andati a verificare sul posto all'ospedale del mare. Vieni? Mi hanno detto dei colleghi che potevo chiedere per fare infermiera sia insomma all'ASL che come volontaria. Sì, ecco, allora vieni. Come con ti chiami? Come Chiara? Allora vieni con me. Ok, Chiara. Grazie. Ciao. Ciao. Come funziona? Ah, ok, prima. Jenny. Ah, ok. Praticamente ci manca la disponibilità, posso vedere per inserirti. Il rapporto di rimborso stesso, praticamente che non incide con il lavoro, praticamente. Cioè loro non sapranno niente. Non deve fare nessuna dichiarazione, niente rimborso stesso. E sono 140 euro a turno su 118. 140, ma non ho detto 200. Ma detto... No, non posso... No, no, inizialmente era facciamo di più. Ok. Un'infermiera, adesso stanno arrivando una valanga. Quindi... Ma come risulta che io sono volontaria? Sì, sì, per me dai modo di volontariato, tutte queste cose qua avrei un rimborso speso. Ma se poi mi vedono invece sull'ambulanza, che dico io che sono volontaria? Sì, sì, certo, sono infermiera, ma non dicono nessuno, non sto facendo l'agosto. Ok, e con quale poi risulto io? Con Croce Amica mi dicevano? No, con Pistello o con i telemedici. Chiunque faccia il volontario lo fa gratuitamente, senza avere nessun tipo di introito personale. Nessuno fa il volontario in una struttura che ha un padrone che guadagna per questa struttura, non sarebbe ragionevole. O lo fa in modo totalmente inconsapevole, o mi sembra improbabile che sia un vero volontario. Mi risulta che questi volontari
ricevano un compenso che gli viene, diciamo, erogato come rimborso spesa? Il compenso che ricevono tutti i volontari in questo store. Il rimborso spese, non okay, è il compenso. Aspetti, il rimborso spese, se io che guido un'ambulanza prendo un panino e rimborso il mio panino, un conto è ricevere dei soldi per la mia prestazione, quello non è un rimborso spese. Quindi lei sta sostenendo che addirittura vengono pagati di più? Io sto dicendo che mi risulta che la cooperativa First Aid utilizzi dei volontari che vengono pagati per la propria professionalità. La legge lo permette, un volontario può fare attività di volontariato e poi può prestare il proprio servizio. La legge prevede che i volontari possano ricevere un rimborso anche tramite autocertificazione, purché non superi i 10 euro giornalieri, e invece a noi ne hanno offerti 140 euro a turno. Il fatto che queste imprese sociali si presentino in queste gare con una percentuale di volontari, cosa comporta? Non riescono a fare prezzi più bassi e quindi aumentano le probabilità di aggiudicazione. Questo è il primo effetto. Secondo effetto è che guadagnano di più. L'amministrazione spende 100, ma l'impresa, anziché avere costi per 90, ha costi per 50. E che questo sia un vero e proprio modus operandi ce lo confermano anche i soccorritori che lavorano in altri appalti. Con due volontari tu copri 400 ore di lavoro e hai risparmiato 3 contratti a tempo indeterminato. Uno dei soccorritori ci racconta altri particolari di come girassero le ambulanze in Sicilia. Sono entrati senza formazione. Quando è partito l'appalto al policlinico, nessuno aveva la patente, nessuno aveva i corsi BLSD, nessuno. A Latina, per lo stesso motivo, è intervenuto il Consiglio di Stato, che ha confermato che la società riconducibile ai Calderone, Left Life Croce Amica, ha dichiarato il falso, dichiarando che due dipendenti frequentavano corsi per la sicurezza di 16 ore, quando in realtà erano in servizio sulle ambulanze. Risparmierebbero anche sulla qualità del servizio stesso. Ambulanze e barelle rotte, sedi non idonee. Se Francesco Calderone dice che quella barella non è rotta, tu devi andare in giro con quella barella. Ci danno 3, 4, 5, 6 pazienti, tutti in ambulanza, per accorciare i tempi di tutti i servizi. Insieme in ambulanza? Tutti in ambulanza, purtroppo siamo costretti, perché loro ci dicono di fare così, perché se non facciamo così poi ci fanno una lettera di contestazione. Una situazione del genere è tollerabile? No, è impossibile. Qui ci sono 3 pazienti seduti e uno barellato, è impossibile. Anche perché non c'è neanche lo spazio per intervenire sul paziente sdraiato se questo ha bisogno. Certo, cioè, quindi se dovessimo fare una manovra sul paziente sdraiato di qualunque tipo, non ci sarebbe la possibilità di farlo. Francesco Calderone pubblicamente consegna l'immagine del datore di lavoro premuroso. Il pensiero la sera prima di andare a dormire, a chi lo dedica in questo momento di emergenza? I miei ragazzi. I miei dipendenti che hanno forza e coraggio e devono andare avanti senza avere nessuna paura. Ma nella realtà è lui stesso a terrorizzare i suoi lavoratori. Questo è il discorso di benvenuto in un appalto per il soccorso di ambulanze a Messina. Io una volta a Palermo nel 2003, quando sono arrivato, si sono ribellati tutti contro di me. Sono 60 mani di farmi crescere a casa. Ma non è una minaccia. Io me lo sto dicendo, posso guardare il vostro posto di lavoro.